Kate, la duchessa di Cambridge potrebbe affrontare imbarazzo per congratularsi con qualcuno dalla Russia se Elena Rybakina batte Ons Jabeur nella finale femminile di Wimbledon sabato. La decisione di bandire tutti i giocatori russi e bielorussi dai campionati di quest'anno in risposta all'invasione dell'Ucraina è stata presa in gran parte a causa della prospettiva di fornire propaganda a Vladimir Putin attraverso la vista di un membro della famiglia reale britannica che presentava il famoso trofeo a uno degli atleti del suo paese. Tuttavia, si sostiene che uno potrebbe essere scivolato attraverso la rete. La signora Rybakina uscirà dal Center Court sabato in rappresentanza del Kazakistan, il paese che ha adottato nel 2018 poco dopo il suo 19 gradi compleanno una decisione che era motivata finanziariamente per aiutare la sua carriera, ma ciò non ha impedito alla Russia di rivendicarla come una delle loro possedere. Andrei Kesnokov, l'ex tennista russo che ha lavorato con la signora Rybakina, ha detto a Championat.com di Russia. Congratuliamoci con la famiglia reale, dovranno congratularsi con qualcuno dalla Russia. La signora Rybakina ha fatto del suo meglio per eliminare le domande sulle sue radici russe. La scorsa settimana è stata interrogata più sulla sua nazionalità che sul tennis, un tema che l'ha visibilmente infastidita dopo aver superato Simona Halep nella sua semifinale. Ha detto, sono davvero felice di rappresentare il Kazakistan. Hanno creduto in me, non ci sono più dubbi su come mi sento. La famiglia reale è stata a lungo associata ai campionati di tennis di Wimbledon, con Kate, Meghan e compagni spesso fotografati nel Royal Box. La duchessa di Cambridge è l'attuale patron dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.